Ai nostri telespettatori, grazie, 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 siete sempre più numerosi, lo sappiamo. Noi lo sappiamo perché ci tempestate di messaggi di offese. Mi hanno detto questo gruppo potete cambiarlo, no? No, a me hanno detto quanto sono belli. Il liscio, sì, no, tutti per il liscio. Sono belli, tutti? Sono, i verbi. Tutti. Luigi, verbi, non ho detto quanto è bello il liscio, ci sono i ricci anche bellissimi. Okay. C'è anche Barba Papà oggi abbiamo... E allora ringraziamoli. Dai, i ricci di mare, grazie ragazzi, grazie. Poi grazie. Io devo ringraziare i nostri operatori, Mario e Michele. Flash e Speedy Gonzales. Poi, tu? E poi un bacino glielo diamo anche alla nostra Elvira. Ma è un bacio, quello più grande, noi lo diamo al nostro regista. Ciao Luca... Fabrizio. Ah no, no, ho sbagliato. Luca Chito, un bacio, meno male che c'è, meno male che esiste, perché l'altra volta si era un po' offeso. Si era offeso perché l'abbiamo trascurato. Sì, Luca, perdonaci. Tu non ci lasciare. Non ci sbagliare i primi piani. No. Ci siamo già lasciati, non ci possiamo lasciare non più. Non ci rilasciare. Bene. Noi oggi è una puntata importante. Abbiamo tanti ospiti. Prima di lanciare quella che è il nostro canovaccio, il nostro percorso domenicale, l'avete già intravisto nel nostro totalino, si può dire il nostro fashion style? No, si può dire? Ci sta. Come si chiama? Hair stylist. A me piace il nostro parrucchiere, cioè il mio Cesare. Ciao. Si sente? Si sente. Chi sei tu? Dillo chi sei. Cesare. La nostra Dalila. Ciao Dalila. E poi c'è lei. Salve Concetta. Allora, noi adesso vi lasciamo lavorare. Non vogliamo sapere adesso quello che farete. Sicuramente vediamo questi capelli meravigliosi e quindi ci farai una bella sorpresa, Cesare. Che cosa ci realizzi? Realizzerò uno chignon morbido. In maniera tale... Fermiamoci. Morbido, uno chignon non morbido. Non spoileriamo. Grazie e buon lavoro. Allora,
Allora, perché poi quando si tratta di capelli, tu lo sai, io non mi avvicino perché poi è un argomento. I capelli, che anche perché mi sento, sei tu, lui è bravo, lui fa delle cose. Può fare il miracolo. No, non avete capito, guardate i miei capelli. Cioè, io c'è stato un periodo della mia vita che di capelli ne ho avuti davvero pochi, quasi niente. E lui faceva miracoli. Lui ha fatto miracoli. Senti, ma quindi io che non sono bravo, ma che cos'è lo chignon? Lo chignon è una specie di tuppo. Ah, il tuppo. Una sorta di tuppo. Dite tuppo, no? Mi piace più il tuppo. A me come sta bene lo chignon? Il tuppo. Il tuppo bellissimo. Allora, bene, adesso siamo seri. Iniziamo con un argomento importante. Sì. Lo facciamo con un'esperta, una nostra amica. Lo diciamo perché sono soltanto solo venerdì, è stata la giornata della memoria e noi vogliamo fermarci a riflettere, perché è vero che la nostra trasmissione è una trasmissione di intrattenimento, è una trasmissione che vi fa compagnia, certo, la domenica, ma non per questo noi evitiamo gli argomenti importanti. Anzi, anzi. Quindi vogliamo qua con noi la nostra Alessandra Carelli. Allora, dicevamo, la memoria è importante, Alessandra, è fondamentale, ma perché è importante ricordare? Guarda, Carmela, è importante ricordare, ma soprattutto è importante fare memoria. Proprio oggi ero nelle scuole, come tu sai, e si parlava proprio della differenza tra il ricordo e la memoria. Il ricordo, come tutti noi, per noi il ricordo è un momento da fermare, la memoria in realtà invece è conoscenza di un periodo. Tu sei una docente, tu sei una stai nella Luigi scuola come Luigi me. Lo dice ogni tanto e non lo è. È anche brava e ti assicuro, io ne sono testimone. Grazie, grazie. Quindi la differenza è importante perché rimanere, i ricordi viviamo tutti. Il ricordo è un momento della nostra vita che rimane impresso, un momento bello che riproponiamo come le nostre foto, no? Quando apri nel PC ti arriva una cosa, i ricordi di Facebook, questi frammenti. La memoria prevede qualcosa di più, prevede la conoscenza, prevede l'interiorizzazione di quella cosa e soprattutto la conoscenza ti permette poi, come una sorta di scatto di DNA, di riuscire a tramandare quello che è quella storia terribile. E la rete lo fa dall'inizio, da quando con la legge del luglio del 2000, subito dopo, siamo nati in ambito universitario e abbiamo scomposto la Shoah. Quali sono i mezzi di disseminazione della... Proprio questo. Allora, quel periodo storico è un periodo complesso. Noi spesso apriamo il libro, io sono docente, e troviamo un pezzo di storia raccontato al. In realtà quel pezzo di storia è una macchina infernale, diabolica, anche molto complessa. Noi come lo facciamo? Come proviamo a farlo in realtà? Scomponendo e trattando ogni aspetto di quella macabra storia attraverso una multidisciplinarità. Cioè, io non sono in grado, sinceramente, di parlare al di là del manifesto della razza, ma non sono in grado di parlare di genetica. Io sono storica dell'arte e lo faccio nel mio campo, sarà magari il professore Passarino, certo, che chi più di lui riesce con i ragazzi a spiegare come si è arrivati a quel punto, ma soprattutto a spiegare come la razza non esiste. Hai parlato poco fa di una mostra, tu ne hai curato una molto molto importante, vedere l'altro, vedere la Shoah. È stata una mostra davvero toccante. Sì. L'altro vedere la Shoah è stata una scommessa, parte da un piccolissimo concorso iniziale dove lacrime e sangue per trovare e dare un piccolo premio, ma non era un premio gratificare chi ha partecipato. È stato fatto un lavoro, parte come un piccolo concorso, adesso è diventata praticamente una mostra che conta più di 400 fotografie. E hanno partecipato artisti di tutto il mondo, ma anche e soprattutto i ragazzi. Cioè, è aperto a tutti. Vedere l'altro, in questo caso, è l'aspetto più importante. L'altro. Ci concentriamo sull'altro. Spesso la memoria ci porta a un confronto, che non c'è mai stato ovviamente, perché lì c'era una scelta di chi, no? Certo. Vivere. Chi doveva vivere e chi no.
l'attenzione sull'altro, che spesso non prestiamo il nostro quotidiano, e da lì partono poi quelli che non è germi. L'uomo ha imparato qualcosa o ci sta dicendo l'attualità che in realtà di memoria non si potrebbe parlare di memoria, ma di memorie? Allora, la storia, qualcuno diceva, la storia insegna, ma trova pochi scolari. Sappiamo, è giusto parlare di memorie, lo facciamo anche noi, è giusto attualizzare la memoria, è il senso vero della memoria. E come dico sempre ai ragazzi, quando mi chiedono è ancora importante portare avanti la memoria, io dico no o sì. Non è importante, non serve a nulla se tutto rimane legato al 27 gennaio, nasce e muore lì. Quindi io perdo tempo, tu perdi tempo, nelle scuole si perde tempo. La memoria deve essere qualcosa, un punto di partenza. Ovviamente la nostra, quella dei nostri genitori che l'hanno vissuta, è legata prettamente alla Shoah. La nostra si sta allargando, probabilmente la memoria. Le memorie del futuro saranno altre, lo stiamo già vedendo, perché purtroppo sentiamo, e qui la vera lezione della Shoah, noi ancora sentiamo oggi parlare di lager, parlare di campi, guardiamo dei passaggi che non sono più i vagoni, ma sono, no? Le navi. Si chiudono dei porti, si aprono i porti, si alzano le mura. Beh, questo l'abbiamo già visto noi nella storia. Noi conosciamo la storia, l'abbiamo visto, sappiamo come quella storia è andata a finire. Ovviamente, dobbiamo dirlo per correttezza, sono situazioni geostoriche diverse, ma comunque fa male. Fa male. Comunque dobbiamo tenere sempre alta la, insomma. Ed è quella la memoria. È fondamentale. È quella la memoria. Un campanello d'allarme, la conoscenza di quella storia, la profonda conoscenza ci permette di riconoscere non delle perfette, no, similitudini, ma quando scatta la memoria, se è buona, ti fa scattare un campanello d'allarme e dire alt, fermi, ma soprattutto pone i ragazzi, e quello sarebbe l'ideale, di fronte ad una scelta non forzata, non indicata, libera, perché viva Dio. Noi di questo, no? E lo diamo per scontato, perché alle volte chi ha dei privilegi non si rende conto, certo, che vive dei privilegi, e allora bisogna in qualche modo tenere alta questo campanello. Se loro riescono a capire da che parte stare, come hanno fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, delle persone molto importanti per noi che sono i partigiani, e decidere, prendere coscienza di quello che è e di quello che può essere. Lo sanno, devono decidere da che parte stare. Questo è giusto, questo è sbagliato, in base alle proprie. Mi rendo conto che questo è uno di quegli argomenti che meriterebbe veramente una trasmissione intera, perché non si smette. Per fortuna, ecco, io ho notato quest'anno, certo, che ce ne sono davvero tante, noi siamo contenti, io ho voluto, certo, Alessandro, abbiamo voluto te davvero proprio per questo, perché insomma è importante la tua voce per tutto quello che fai. Bene, io salutiamo Alessandra e spero quanto prima poi che tornerà a faremo uno speciale. Ma volentieri. Grazie. Prendo il microfono. Grazie. Alessandra, ciao, Alessandra Carelli. Ciao. Grazie. Di quegli argomenti che meritano veramente un'attenzione particolare. Sì, assolutamente, che fa piangere. Un'attenzione particolare, non è mai, è sempre poco il tempo che si dedica a questo argomento. E quello che diceva Alessandro è questo, non solo il 27 gennaio, certo, non solo. Nel frattempo cosa facciamo? Vai di redazione o vuoi tornare dal tuo parrucchiere? Io voglio andare a vedere un attimo che sta succedendo. Andiamo a vedere, perché nel frattempo attimo, noi sentiamo il microfono, lo recuperiamo subito. Ecco, vediamo. Eccolo un po', Alida, rispondimi. Stiamo facendo uno chignon molto morbido, molto delicato, che va bene su qualsiasi
vestito e con qualsiasi occasione. Ma perdonami, di solito le acconciature sono più belle sulle brune o sulle bionde? Stai attenta a come rispondi. Io sono bruna, che ti posso dire? Va bene, allora poi recuperiamo con te. No, diciamo che il biondo di solito lascia, fa risaltare di più l'acconciatura, l'intreccio no, che si lasciamo, fa. No, lasciamo, ecco, continuare. Cesare, vuoi dire qualcosa? Sei troppo, guarda, è tutto preso da questo. Andiamo avanti, ci vediamo fra poco. Cesare è emozionatissimo, ho capito che lui non parla. Lui è bravissimo. Lascia parlare la moglie. Quindi. No, perché è molto, quando lavora, è concentrato, fa le cose per bene. Guarda le mie, sono sempre, resistono. Guarda anche a me. Fabio, ti ridò il tuo gelato. Io vado sempre dal parrucchiere perché io ho bisogno di miracoli costanti. E noi andiamo avanti perché oggi abbiamo, nel momento del nostro break, abbiamo un buon caffè. Abbiamo il caffè adesso? Abbiamo bisogno di un caffè? Sì, abbiamo... O volevo mandare in redazione? Non mi vuoi mandare in redazione? No, ti mando dopo, in chiusura. Ma è meglio che vado adesso in redazione? No. Assolutamente no. No, va bene. Allora, è perché il momento non ce del mando. Caffè. E abbiamo con noi il nostro Salvatore Mazzei. No, prima al centro, bisogna guadagnare il centro. Grazie Salvatore che hai deciso di fare la strada di tua sponte, quella più lunga. Grazie di essere qua. Bene. Adesso ci avviciniamo, sempre se Cesare non ha occupato tutto il campo. Va bene, ci anche perché noi abbiamo bisogno di un buon caffè. Okay. Prego. Andiamo, lo spazio c'è. C'è lo spazio, anche, vero? Anche se Salvatore, eccolo, guarda, lo creiamo subito e voilà. Perfetto. Cioè Luigi è bravissimo. Io sono ma lo dobbiamo salutare qualcuno che ci ha dato questo meraviglioso... Salutiamo Attilio Giuliani, grazie a te. Attilio che ci consenti di poggiare tutto quello che è necessario. Avevamo bisogno di un caffè, io sono un dipendente di caffè, purtroppo questo è il mio unico vizio. Tu sei un dipendente, quindi ce l'hai, ripeti. Sì, perfetto, sì, l'unico sì. Vizio che hai, non è vero, io so altro. Parliamo dell'azienda Caffè Mimpranto. Ok, intanto faccio il caffè così. No, intanto incominciamo e ci prepari il caffè. Ma quando nasce questa azienda? Allora, l'azienda nasce circa 40 anni fa. Da... È giovane, diciamo che è giovane perché sennò... Sì, molto giovane. Molto giovane. È una piccola storia di un ritorno a casa. Ok. Ci piace raccontarla così. Ci piace sempre il ritorno a casa sì. A noi. Quando il fondatore, mio padre, Carmine Mazzei, emigrato al nord Italia negli anni 60, decide di tornare nel suo paese di origine e creare qualcosa nel suo paese di origine, un piccolo paese di mille abitanti. A noi non piace quindi... chi parte, a noi piace chi resta, chi la restanza. E chi torna. La restanza è fondamentale e chi torna, certo. Bello questo, è affascinante. Faremo una puntata solo su questo. Sulla restanza. Sì, sulla valigia, sul letto. Quella di un lungo viaggio. Poi ce la facciamo fare dal nostro liscio. Bene. No, io ero curioso, cosa ha reso la Montano Caffè l'azienda che oggi, la solidità proprio dell'azienda? E possiamo parlare di comunque di qualità del prodotto che viene prodotto, di quello che viene ricercato, di quello che comunque viene regalato o comunque offerto alle persone che vogliono bere il nostro caffè. È un caffè comunque ricercato. Ma come si riconosce un caffè buono? Perché io, lui dice che beve tanto caffè, ma magari beviamo anche cose non buonissime. Come lo riconosciamo che è un caffè buono? Diciamo che sì, grandissima domanda perché... Sono brava, sei grandissima domanda. È difficile riconoscere un caffè buono perché è molto comunque soggettivo. La persona dovrebbe riconoscere quello che vuole andare a bere, quello che ricerca comunque in un prodotto alimentare. Stessa cosa con la pizza, mi piace quella pizza, non mi piace quell'altra pizza. Stessa cosa col caffè, noi ci abbiniamo al gusto. Ma è un gusto personale oppure ci sono delle regole che bisogna seguire? Ci sono sia delle regole sia un gusto personale. Che so che c'è la regola del cucchiaino, bisogna bere prima l'acqua, dopo l'acqua. Ecco, quelle sono più misticanze, diciamo così, non sono vere e proprie regole. La regola principale è che il caffè comunque, già anche quella dello zucchero, non è una vera e propria... Non deve scendere, sulla crema. Il caffè comunque molto buono deve essere molto acido. Sembra strano a dirlo, ma deve essere molto acido. E fallo questo caffè. Faccio, lo faccio adesso subito. Ce lo puoi proviamolo, fare. Perché poi parlare... Lo faccio un po' al contrario, però. Lo facciamo al contrario. A noi piaceva metterlo in difficoltà e ci siamo riusciti. Dobbiamo ringraziare Massimo Rocchetti che ha messo la macchinetta al contrario. Grazie Rocchetti Massimo. È venuto, anzi, oggi è di Massimo. Ok. Ma quali ti chiamo? Lo faccio bene a te, Luigi, lo faccio bene. Io faccio da cavia, no, ma questa volta cavia. Va bene, no, perché bene. Sono in ottime mani, Ma io da qua già sento un aroma, guarda, proprio. Vogliamo vedere l'assaggio? Senza zucchero lo preferisco io. Va benissimo. Vediamo un po'.
Io leggevo che nel nuovo stabilimento che avete adesso ci sono anche, fate anche dei corsi. Sì. Cioè, che corsi fate? Facciamo tutto quello che è inerente comunque al mondo del caffè, certo. Dalle, per i più neofiti o anche per i più per i professionisti del bar. Cerchiamo di fornire tutte le conoscenze necessarie per fornire poi al cliente finale la conoscenza giusta per assaggiare un buon caffè, per bere un buon caffè. Un'ultima domanda, quanti caffè al giorno possiamo bere? 3, 4? Perché Luigi ne beve di più. Io sono al quinto. Con questo sono al quinto. Caffè, vuol dire che è molto bravo, quindi può berne anche di più. È una persona paziente. Molto dolce, quindi molto paziente. Grazie davvero di essere grazie stato a voi, con buona noi. Domenica. Grazie, grazie. Allora, quindi, adesso... Giusto, facciamo un remake. Massimo 4? Massimo, 3 o 4? 3 o 4, sono allora, fino a fino. Adesso posso ti mando, andare? Certo, perché adesso è veramente seccato, grazie, posso andare. Grazie. Ma non è che ti mando perché ti voglio fare un piacere, perché voglio che la nostra... È giusto per dare spazio Elvira, alla per nostra dare Elvira, non per fare felice. Però vogliamo la marcetta. Con la marcetta? Con la marcetta. Facciamo la marcetta. Io verrei ogni secondo qui, però vedi, non mi manda perché... Bene, di cosa parliamo? Abbiamo parlato prima di un argomento molto importante e abbiamo infatti parlato della funzione della memoria. Infatti ricordare e trasmettere la memoria è un impegno arduo, soprattutto in una società come la nostra, immersa nel presente e dominata dalla velocità. La memoria dell'Olocausto può essere resa più comprensibile con riferimenti alle diverse ma comunque atroci discriminazioni e violazioni dei diritti umani del mondo attuale. Quell'odio, quel nazionalismo estremo, quell'idea di superiorità razziale che portarono al genocidio di un intero popolo sono ancora vivi, anche se non si ripetono nelle stesse forme. Solo comprendendo questo, il comando di Primo Levi, meditate che questo è stato, ci risuona vivo e necessario. Questo è importante. Cara Carmela, questi adesso sono dei messaggi meravigliosi e noi accanto a questo messaggio importantissimo avremo anche una musica adeuta e quindi li facciamo cantare loro sono i bravi, nostri... Loro sono bravi perché oggi c'è un elemento in più, il Barbapapà. Il Barbapapà è meraviglioso, lo sa cantare. È il quarto riccio. Vi lasciamo quindi suonare.
questo è il momento che arrivano i messaggi per il liscio. Per il tutti liscio, scrivono perché... mamma il liscio, mamma il liscio. Noi lo ricordiamo, il liscio si è sposato. Si è sposato, si è sposato due volte, non è il caso. Quindi... non c'è niente, non ce n'è per nessuna. Signori, se cercate qualcosa, non è il liscio, abbiamo la regia a disposizione. C'è Luca Chito, che è libero. Sì, Luca Chito è libero. C'è anche Mario, che è libero, Michele no, perché è impegnato, e quindi prego, insomma. Stiamoci attenti. Non facciamo danni, perché siamo bravi. Posso mandare un bacio a Silvia? Non ti allargare. Un bacio. A Silvia il bacio lo mando io, grazie Silvia per tutto quello che stai facendo oggi. Grazie. Vogliamo dare un bacio al liscio in diretta? No, poi... Vuoi che glielo do io? Cioè, la moglie... lui ci tiene a questa cosa. La domenica la moglie non si muove, lui quindi ci tiene guai, cosa. Guai. Se... Glielo do, guarda, io do un bacio al liscio. Guarda, lui ci tiene perché lui senza il bacio, lui non parte. Guarda, eccolo qua. Allora, prima di andare anche avanti... Anche sudato merita, Sì, chi? Sudatissimo. Sudatissimo, lo bacio io dopo. Allora, noi, io vorrei adesso qui al centro, vicino a noi, sì. Il nostro Cesare. Il nostro Cesare che... ha fatto veramente una conciatura meravigliosa. Sì. Vogliamo Cesare, sì, Dalia... Lo stavamo accompagnando con uno stacco? Sì. Il nostro Cesare! Al centro vediamo Dalila, vieni. Allora, vediamo innanzitutto, abbiamo visto durante tutta la puntata il lavoro che Cesare stava facendo e Dalila stava disturbando. Allora, di solito Cesare, per fare un'opera del genere, tu oggi ti sei sbrigato perché sappiamo i tempi televisivi, quanto tempo ci vuole per fare una bella acconciatura? Ma... diciamo che nel momento in cui c'è un metodo e si usano alcune accortezze, penso che con una ventina di minuti si riesce ad avere un buon risultato. E mi dici perché ogni volta che vengo a fare un'acconciatura io ci stiamo 2 ore, perché vuoi stare con me? È chiaro. Dalila, su questo tu cosa pensi? Il fatto che lui ci metta 2 ore ogni volta per farmi l'acconciatura? Io spero che ci stia un po' di più, nel senso che torni più tardi da me. Allora, quanto è importante la tua figura all'interno del salone? Vabbè, penso che ormai siamo diventati complici e complementari in questo, quindi è come nel matrimonio, l'uno che supporta l'altro. Perfetto. Supporta. Facciamo dire il nome a questa splendida di nuovo ragazza. Concetta. Concetta, tu te l'aspettavi di essere oggi qua? No. Ma sei contenta? Certo. E dell'acconciatura sei contenta? Sì, sempre. Sono sempre soddisfatta. O adesso come esci te la sciogli? No. Tu l'hai fatta la piega, ha detto come usciamo mi devi fare una piega. Allora una sola cosa, Cesare, e poi ti lasciamo perché lui è molto timido, non fa finta che insomma, però è molto timido. E perché una piega sia insomma duri? I capelli so io che non devono essere proprio pulitissimi, è vero? Non devono essere pulitissime perché altrimenti i ferretti e quant'altro scivolano, no? Quindi non riescono a stare bene nei capelli e ad avere un... Quindi io la piega la posso fare che li lavo ogni 3-4 settimane. Ma la puoi fare. Ok, no, chiedevo. Quindi li posso... Meglio i capelli lisci o ricci da acconciare? Più o meno è la stessa cosa. Poi bisogna capire quello che si deve ottenere, no? Per questo l'ho sposato. Sa fare tutto. Per questo l'ho sposato. Benissimo, bravi, grazie. Noi vi lasciamo perché voi continuate a lavorare. Luigi, vuoi chiedere qualcosa? In bocca al lupo e buona domenica anche per voi. Buona domenica, grazie per essere stati con noi. Grazie. Prego. Cesare! Ho notato che i ricci avevano da ridire sui miei interventi. Adesso c'è... Allora, il problema è che Fabio, appena siamo arrivati, mi ha chiesto se Cesare, che è bravissimo, ha visto come lavora, se può diventare il suo parrucchiere e noi faremo di tutti. No, il problema è che Dalife ogni settimana va dal parrucchiere. Ho le foto che lo testimoniano. Allora, vi spiego. Io vado ogni settimana dal parrucchiere perché so che è rimasto poco e quindi godo gli ultimi momenti dal parrucchiere. Quindi, benissimo. Ragazzi, quanti sciampi ti sono rimasti? Ha detto massimo un annetto. Perfetto. Quindi... Bene, passiamo adesso ad un momento. Momento importante, perché noi poi nel corso della nostra produzione abbiamo già trattato questo argomento perché a noi piace, parliamo di teatro e questa è la volta di un grande professionista, un calabrese, un attore, un regista. Attore cinematografico, attore teatrale, sì, di chi stiamo parlando? Dario De Luca.
Dario, Dario Kuhn. Dario, Dario Kuhn. Dario, Dario De Lucchi. Grazie. Per lo stacchetto. No, sì, fanno, ma loro su questo sono bravi. No, sono bravi su tutto. Su tutto? Allora. No, riescono a farti sentire importante. Tu sei importante. Tu sei importante. Tu sei importante. Noi ti abbiamo voluto qua proprio perché sei importante, sei bravo. Io leggo quello che mi ha scritto la redazione. Regista, autore, attore ha fondato con Saverio La Ruina la compagnia Scena Verticale, dirige dal 99 il Festival Primavera dei Teatri e dal 2013 al 2018 la residenza Progetto More al Teatro Morelli di Cosenza. Hai fatto, leggo qua, c'è un curriculum molto vasto, ma in realtà chi è Dario De Luca? Ma Dario De Luca è una persona che si è appassionata al teatro quando era ragazzino e ha cercato di non lasciare più quelle tavole su cui era stato da giovane, da giovanissimo. E da 30 anni abbiamo messo su compagnia con Saverio e si continua quel lavoro, un lavoro che è fatto non solo di, appunto, negli anni ho iniziato la mia carriera come attore, poi ho iniziato a fare le regie, poi ho iniziato anche a scrivere. Adesso c'è un po' di più la presenza del cinema nella mia vita. Noi siamo riusciti ad averti, ma con Luigi abbiamo lottato perché eri impegnato. Sappiamo che stai girando un corto presso le montagne. No, ho girato un corto, adesso stavo girando invece una serie. Una serie. Una serie, certo. Tra l'altro progetto interessante, si intitola Bologna Brigante e racconta la storia di universitari fuori sede a Bologna, tra cui calabresi, perché poi è una delle grandi famiglie dell'università Bologna, è la grande famiglia dei calabresi. Dario, perché tu hai deciso di rimanere in Calabria? E questa è una bella domanda, è stata un'utopia insomma, a distanza di tanti anni direi anche vinta. Però l'idea era quella folle di pensare che si potesse fare questo mestiere anche in questa nostra regione, che certo non è la regione più facile d'Italia, e nell'ambito del teatro e dello spettacolo in genere non è facilissima. Però insomma sono nate tante cose, oltre a noi ci sono tantissimi professionisti ormai che decidono di lavorare in Calabria, per cui insomma. Tu hai ricevuto tantissimi premi. Se dovessi. No, ne hai ricevuto davvero tanti perché ho letto. Se dovessi dirmi qual è quello che ti ha inorgoglito, che ti ha emozionato di più, qual è? Tutti i premi sono belli, ricevere i premi è sempre importante, ma sì. Quello a cui insomma sei più legato. Ma in realtà i premi. Ti raccontano che qualcuno si è reso conto del tuo lavoro, si è reso conto di quanta sofferenza c'è all'interno di un lavoro. E questa è la cosa che più gratifica, per cui sono in realtà tutti uguali. È bello quando sei tranquillo che hai dato il massimo per svolgere quella tua cosa. E se qualcuno se ne accorge e te lo fa notare e lo fa notare a un pubblico, fa piacere. Bello. Io avrei un'altra domanda da fare, però secondo me lui ci ha portato un regalo. Oh, eh sì, è certo, altrimenti l'abbiamo fatto venire qua. Certo. Dario. Quindi che faccio? La domanda devi fare. Ci dice prima il regalo. Allora, fai per noi qualcosa, ti puoi alzare, questo è tutto tuo. No, io se volete rimango seduto, perché è una cosa che io faccio in teatro seduto, poi magari vi dico cos'è. Ecco, prima fallo e poi ci racconti che cos'è. Due minuti? Un minuto? Poi, no, due minuti ti diamo. Il tempo necessario. C'era una volta. Una volta c'era una volta c'era. C'era una volta c'era, una vecchia assittata aravracera. Aravracera contava lo munno, statevi citto, camovi lo conto. Camovi conto in buona sostanza, dire Pipuzzu la rumanza, per chi na vo cruda e chi na vo cotta, vi conti Pipuzzu e dare ginotto. C'era una volta, c'era un re
che la moglie l'era morta e l'aveva allastata una figlia, Reginotta. Mo, siccome che Reginotta era ormai in età di maritarsi, arrivavano proposte da figli di re, di marchesi, di conti, ma lei le rifiutava tutte e non si voleva maritare. Un giorno il padre andò da lei e disse: «Figliceggia mia, ma perché un divunzurà? E io non capisco, ma ne sono venuti tanti. E non mi sono piaciuti, va buono. Ma proprio nuggio, nuggio, nuggio. E mi cuziello tutto impune. Lassa perda, no torzone. E Leandro di Tournè? Alla casa non c'è mai. E Aldo Brando dell'Aglione? E puzzava all'uiato. E Almerico delle Fette? E puzzava nei piedi. E a Giannetto dell'Orbo? A Giannetto dell'Orbo chi li puzzava? Oi papà, era accicato! Ernani tre bisacce? Avi alla guallera. Mini cucci mezza botta? Oi papà, nu parme nanuce! E ottone di maganza? Dassi coppa! E Gildino di Vuccuzza? Nu vavoso! E Giano delle Serre? Oi papà, nu vota faccia! E Aristobulo della Cerza? Nu gramalo sconchiudente! E basta papà! State ma assenta. L'uomini chisti su, mi è arrivata una francata, tutti i ciarciagalli, brutti, tamarri, terchi, fragapiedi, arrassusia. O sa che vi dico? Lo marito me lo impasto sola. Datemi un cantaro di farina, un cantaro di zucchero e 3 varili d'acqua da asila, che me lo impasto sola. Almeno saccio chi lo che mi faccio e se mi viene a malamente, solo con mia, ma la posso pigliare. Che meraviglia, cioè, che meraviglia. Grazie, che meraviglia. Bravo, bravo, grazie. Bravo. Che meraviglia. No, ma vorrei capire. Perché ci hai fatto questo di Re Pipuzzo? Re Pipuzzo, questa è una fiaba che porto in giro da un paio di anni. Ma già il fatto che in te c'era una volta è meraviglioso, le fiabe sono sì. Molto belle. Ma poi sai, la fiaba fa parte comunque del nostro bagaglio culturale, anche forse oggi un po' di meno, però in realtà è un bagaglio che racconta molto di un popolo. E un paio di anni fa mi sono messo a rileggere tutte le fiabe calabresi, un po' per provare a capire se trovavo una matrice comune di questo popolo, che è il nostro popolo calabrese. E tra le varie fiabe ho scoperto questa di Re Pepe, che è molto affascinante, perché in realtà, a dispetto del titolo, che appunto è Re Pepe, io ho rinominato... Il protagonista non è il re. Non è sta Reginotta. È Reginotta, sono io. È questa Reginotta che... Sono io che mi voglio impastare con marito. Ma infatti tu sei così, perché sei volitiva, sei capatosta. E quindi il marito me lo voglio impastare da sola, perché insomma... Dopo che lo metti in forno. Anche un po' una buona cottura, però una buona cottura gliela possiamo dare. Sì, sì, ma infatti la cosa è questa, cioè ribalta il classico topoi delle certo. Fiabe, per cui è lei che è la protagonista. E a un certo punto gli viene rapito questo Re Pipuzzo che si fa. Ah, sì. E lei parte... Se lo va, e se lo va insomma, a lo finisce, va a come finisce questa fiaba? Allora, io ho scritto 3 finali diversi e ogni sera con il pubblico femminile decidiamo il finale. Però a me piace che vissero tutti felici e contenti, ma piace quello. Ad un pubblico del XXI secolo non basta più. Non glielo più. Possiamo dire, che cioè, a me piace perché poi quello. Sono tutte come te quelle che vengono a vedere lo spettacolo, quindi non le basta. Quindi non basta. Dario, tu sei un esempio calzante che calabresi nel mondo riescono a fare teatro, a distinguersi in quello che è il palcoscenico teatrale, ma si può fare teatro in Calabria per le nuove generazioni? Si può fare. Iniziano ad esserci tante possibilità reali per fare questo mestiere e vivere di questo mestiere rimanendo in Calabria e poi esportando in Italia il proprio prodotto. Io credo che ancora di più le istituzioni devono stare vicine agli artisti.
se le istituzioni sono più vicine agli artisti e si prendono la briga di dare in gestione i teatri, offrire possibilità reali di lavoro e di investire, insomma, e l'investimento, guardate bene, non è tanto un fatto solo economico, perché in quest'ultimo periodo, gli ultimi 10 anni, comunque anche la regione Calabria ha investito moltissimo. È un fatto culturale, bisogna crederci. È un fatto culturale ed è un fatto poi di tempi, perché io posso vincere un bando, però devo farlo qui e ora, certo. Non posso poi ricevere i finanziamenti 2 anni dopo, certo. Perché questo significa poi affossare la possibilità di chi ha provato a fare impresa culturale in questo territorio. E noi ci crediamo, quindi grazie di essere stato qui con noi, grazie Dario. Grazie a Dario. Allora, prima di andare avanti ti mando. Questo è il mio momento. E mi fermo qua, ti mando. Mi mandi, ecco, dove mi mandi? La nostra Elvira. Vado in redazione, vado in redazione. Cara Elvira, a proposito dal web, quali sono le nostre news? Sì, come abbiamo capito con la presenza graditissima del nostro ospite, la nostra regione è animata da un fermento artistico. Infatti sono molte solide le compagnie che vi operano stabilmente. Sicuramente è una scelta non facile quella di radicare il proprio lavoro in territori come la Calabria, che sono periferici al panorama culturale nazionale. Dalla consapevolezza di questa difficoltà, prima che finisse lo scorso anno, è nata Calabria Showcase, un progetto promosso dalla Fondazione Politeama Città di Catanzaro, realizzato in collaborazione con Primavera dei Teatri e Oscenica, due realtà virtuose sul territorio regionale. Questo progetto è nato con l'obiettivo di capire cosa succede nel panorama regionale e nazionale, non solo in termini di produzione artistica, ma anche di organizzazione e distribuzione teatrale. Vedi quanto è importante. Torno subito. No, mi piaceva con Dario l'idea di questa bellissima favola che bisogna impastare il marito. Non è un caso. Non mi ha dato un'idea veramente. Fantastico. Perché, noi abbiamo due grandi artisti. Stiamo parlando di due campioni nazionali, proprio per quello che concerne il loro impastano. Loro impastano e chissà, sono magari proprio loro sono possono dei darci. Tipo, sono dei campioni. Hai una misura che gradisci? Non mi piacciono altissimi, non mi piacciono bassissimi. Tipo 1,80? Va bene, può andare. Va bene, 1,92? No, impastare più da sola. Okay. Ebbene, facciamo entrare con facciamo noi entrare. I Carli. Scoperto che possiamo, insomma, impastarci un marito. Io non dico che voi mi potete impastare. Tu come hai fatto con la moglie? Cioè, un marito, te la sei impastata. È lei che impasta. È lei che impasta. Allora dovresti, proprio per solidarietà femminile, darmi qualche consiglio, perché io vorrei impastarmi il principe azzurro. Andiamo in postazione vediamo. Andiamo là. Sì. Prego. Quindi è lei che impasta, Carlo? Lei impasta, io dipingo. Lui dipinge. Io dipingo. Ecco. E sarà magari la monelità della donna impastare, no? Sì, evidentemente sì. Ma voi vi chiamate i Carli, perché i Carli? Perché noi siamo Carlo e Carlotta. E quindi siete i Carli. Vado, sì. Siete campioni nazionali di qualcosa, sì. L'ho detto, la redazione, sempre io non so. Abbiamo partecipato quest'anno a una delle manifestazioni più importanti che c'è al mondo, in Italia, per il nostro genere, e abbiamo portato a casa un po' di premi. Quest'anno, bello, questo, sì. Diciamo che siamo arrivati a un certo punto, non ci potevano più vedere. Certo, perché gli altri andatevene via, state quindi portando ho scelto quelli giusto per impastare, sì, il marito. Ma sì, che cos'è? Facci vedere un po' chi dei due, insomma, ci spiega. Allora, posso spiegare, sì, io se ovvio per te va bene. Se no, ti toglie fuori. Sì. Carlotta, vai, brava. Allora, chiaramente io sono una scultrice, mio marito è un pittore e queste sono delle miniature. Le miniature sono dei figurini, diciamo che la loro origine la trovano nei vecchissimi soldatini di piombo. Non so se avete più o meno. Sì, no, sì, siamo, sì, giovani, siamo giovani. Beh, siamo in giovani, effetti qua stiamo parlando del 1500. Non c'eravamo. Lo so che a me lo raccontava nonno. Era di no. Che poi chiaramente si è evoluta, da passato dal settore storico, quindi il soldatino, eccetera, al settore fantasy. In questo caso che tipo di materiale è stato adoperato?
Queste sono argille sintetiche, polimeriche, che sono argille che cuociono a bassissime temperature. Questo diciamo che è un'evoluzione del pezzo. Da esattamente. Questo diciamo come si presenta dopo l'assemblaggio. Esattamente. E questo allora, come viene ultimato. Per la precisione questo tecnicamente si chiama master ed è la scultura originale che viene elaborata a mano. Io lavoro a mano. Viene poi cassata, quindi portata a riprodurre, viene fatto un calco in silicone, viene fatto la copia in resina, non una, tante copie in resina, che poi viene assemblata e quindi ritorna nella sua forma originale e dipinta e messa chiaramente sul mercato. Per arrivare a questo prodotto quanto tempo ci vuole? Allora, solo per la lavorazione dell'originale ci vuole all'incirca una settimana, almeno io ci metto più o meno una settimana. Avete il tempo? Quindi voi da domani avete una settimana a lavorare per fare le nostre statuine. No, due settimane. Due settimane. Una per me e una per te. Certo. E quando disegnate, quando scolpite, a chi vi ispirate? Quali sono i soggetti, diciamo, che vanno per la maggiore? Beh, allora, a volte si fa una ricerca di mercato, no? Per capire quello che potrebbe più o meno andare, perché poi questi sono prodotti che chiaramente vanno commercializzati. E altre volte ci facciamo prendere dalla scia artistica, insomma, dal sentimento e si lavora. Hai detto commercializzati, quindi sì. Per esempio il costo di un'opera, diciamo, lo possiamo dire. Allora, noi questo prodotto che abbiamo fatto noi dalla scultura, vendiamo il kit così in resina e il kit in resina costa 75 euro. 75. Questa è una produzione nostra. Una volta dipinti i pezzi, ovviamente. Certo. Perché sono dipinti interamente a mano, con colori acrilici, quindi una volta che il pezzo viene dipinto entra in un mercato del collezionismo. Perfetto. Vero e proprio, di nicchia. Impegni futuri? Ci sono, insomma, dei festival? Ci sono, sì, delle... Che cosa c'è in programma? Sì. Allora, chiaramente su tutto il territorio nazionale e anche fuori sono programmate mostre concorso alle quali noi partecipiamo e ce ne abbiamo anche una qua in Calabria, che organizziamo noi a Catanzaro, al MUSMI, che è il Museo Militare. Perfetto, noi verremo, noi ci saremo. Noi ci saremo, anche perché la nostra statuetta è super giù, varrà sulle 1000 euro. Sì, acquisterà tantissimo. Almeno. Beh, grazie ai Carli. Grazie a voi. Grazie. È un altro dei miei momenti preferiti. No, è il nostro, perché il nostro. Noi stiamo imparando. Noi stiamo facendo il corso. Non so come sta andando. Giuseppe, oppure? C'è la moglie. Allora, sono bravissimi. Francamente noi preferiamo, Giuseppe. Noi preferiamo, non ti arrabbiare, ma noi quando moglie. C'è lei, insomma, è tutta siamo un'altra contenti. Cosa. Abbiamo imparato, sappiamo ballare. Io avevo chiesto a Giuseppe oggi se mi poteva far fare una... Valzer. Una quadriglia. Allora, perché lei questi mashup non capisce questi cos'è. Questi mashup non lo so, okay. Che ci fate. Però intanto li facciamo entrare, ragazzi. Stiamo parlando del Art Show Dance Academy. Britney. I love you. None of this will
brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up, baking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You, you, you are, you, you, you are, womanizer, womanizer, womanizer. Boy, don't try to front, I know just what you are. Sempre i ricci di mare, anche in regia, che ogni tanto si dimenticano no, di no, noi. No, lo fa apposta, lo fa penso apposta. Che lo faccia apposta. Ah, lui okay. Ma chi? Riprende... Fabrizio Luca, perché là... Akito è quello pericoloso, okay. Lui quando ci vede distratti ci manda in onda. Lo se fa balliamo invece no, non lo ci fa. Taglia. Lo fa... Bene. Va bene, non fa... lo va perdoniamo, bene. Lo perdoniamo. Allora, continuiamo con un altro argomento importante, lo facciamo con... Lo facciamo con un'amica. Con un'amica. In questo caso, ecco, io lo posso dire, perché si può dire che insomma ogni tanto... Perché non è che invito sempre gli amici, ma davvero... Invitiamo degli estranei. Ogni tanto invitiamo degli estranei. Oggi, ecco, è parte, insomma, integrante anche della mia vita. È qui con noi la presidente del CIDI Cosenza, Anna Chiara Monardo.
Innanzitutto perdonaci se ti abbiamo fatto aspettare così tanto. Tu immagino sarai impegnato. È un piacere. Bene, e Luigi era emozionato che venivi tu perché gli parlo io sempre. Io sono emozionatissimo perché mi parla sempre di questa collega, perché io so, ormai faccio parte anche io della Decubertem. Sì, e quindi, parte integrante della nostra stima. Adesso chiedo scusa se ieri mattina non sono potuto venire a lavorare. No, ma oggi Anna Chiara è qui con noi come presidente del Cinico Senza. E ci deve spiegare, perché io quello che dico sempre ogni volta, ogni domenica ai nostri telespettatori, che noi dobbiamo far capire quello, insomma, di cosa parliamo. Che associazione è il CIDI, Anna Chiara? Allora, il CIDI è un'associazione professionale, ormai ha compiuto 50 anni da poco. È nata nel 72, il CIDI, che bella, come me. Con idea di De Mauro. Ed è la caratteristica di questa associazione è che raccoglie insegnanti, i soci sono insegnanti di varie discipline, quindi non è settoriale ed è quindi il punto di forza, perché c'è uno scambio continuo tra tutti gli insegnanti di diversi territori d'Italia, quindi nord, sud, che cooperano insieme. Quindi, ma capita che vi incontrate anche a Roma? Sì, ci sono si chiamano coordinamenti, sono delle riunioni ogni tre volte all'anno su delle tematiche che scegliamo importanti, che sono centrali della scuola per quegli anni, tipo adesso ci sarà un incontro a marzo sulla valutazione. E credo anche sul profilo dell'insegnante, viste le novità del nostro Val d'Itara, tra nord e sud. Sì. Qual è l'approccio del CIDI proprio con il tema della valutazione? L'approccio è un approccio molto complesso, perché la valutazione a nostro avviso viene affrontata in maniera semplicistica, con un modello molto vecchio della scuola selettiva, quindi la scuola che deve selezionare un gruppo di persone rispetto ad altre. Oggi la società è una società invece fluida, in continua evoluzione, per cui a prescindere dal ruolo che tu hai bisogna puntare a una umanizzazione della cultura, quindi tutti devono essere acculturati per essere una società democratica e civile, e quindi noi siamo per una valutazione formativa che accompagna proprio, per cui laddove ci sono delle carenze vanno registrate, ma vanno aiutati i ragazzi a crescere e quindi a trovare un posto nella società e non ad essere selezionati. Quindi tu in qualche modo si sta parlando tanto di scuola senza voto, no? Sì. In alcune città d'Italia stanno anche provando, sì, a fare qualcosa. C'è un liceo a Roma famosissimo, sì, tra l'altro in una zona ottima di Roma, un'utenza alta, che ha provato più che senza valutazione, perché spesso passano queste cose, ad applicare la normativa che dice che in realtà la valutazione è a fine anno. Ed è un'organizzazione delle scuole ormai da anni valutare anche a quadrimestre, quindi adesso a febbraio, ma la vera valutazione è a maggio. Per cui che cosa si propone? Si propone una valutazione finale e un accompagnamento dei ragazzi continuo. Questo non vuol dire che devono essere lasciati così, ma devono essere accompagnati e rendersi conto anche di alcuni dei processi di apprendimento, di come si avvicinano, le loro inclinazioni, perché è molto importante. Ma il CIDI organizza dei corsi per docenti anche? Noi organizziamo dei corsi per docenti, ovviamente dove ognuno di noi, proprio per idea dell'associazione, perché così aveva deciso De Mauro, e ci tengo a dirlo, dà il suo contributo gratuitamente. Siamo dei formatori che abbiamo praticamente continuato e lavoriamo nelle scuole dove ci chiamano per appunto diffondere quest'idea e incontrare i colleghi anche nel loro fare, nelle loro difficoltà, insomma, senza grandi teorie. A parte la valutazione, si fa tanto parlare di innovazione, ma come si può innovare se non... È vero che la società sta cambiando, ma la scuola è un poco più difficile innovare, vero? Allora, la scuola, questo è un altro punto di discussione della nostra associazione. L'innovazione, la società si sta innovando, ma la scuola ha un suo posto. Secondo noi questo troppo piegarsi verso il mondo del lavoro è un errore, specialmente nella scuola legata, insomma, dove lavoro io, anche la professoressa Formoso, una scuola di base, è una scuola che deve formare bene. Cioè noi siamo per... E quindi l'innovazione non è tanto negli strumenti, nelle cose innovative, quanto in un approccio che va dalla frizione all'astrazione, opposto alla...
a quello che sono tutti, cioè quindi da esporre i ragazzi alla conoscenza, alla problematizzazione, alla formulazione di ipotesi ad arrivare poi alla concettualizzazione. Hai detto prima che sono 50 anni, è nato nel 72 il CIDI e in occasione del 50esimo che cosa è stato organizzato? C'è stato un incontro a Roma, è venuta la Segre, Zagebeschi e tutti coloro che hanno fatto appunto la moglie di De Mauro, perché purtroppo De Mauro non c'è più. E tutti coloro che hanno appunto parte integrante, diciamo, di Alba Sasso, che era un senatore importante, che hanno fatto parte della storia del CIDI. E lì abbiamo gettato anche le basi, perché c'è stato un cambiamento anche di presidenza, abbiamo scelto un presidente giovane, siciliano, quindi del sud, e speriamo di continuare ad operare e fare le nostre cose, insomma. Bene, Luigi lo vedo sempre ogni volta che si guarda. Parla di scuola, tra l'altro ultimamente sta facendo anche delle cose, insomma, contatto con la scuola. Sì, è un argomento che ci tengo veramente personalmente, perché poi è importante l'informazione proprio inerente alla scuola, perché poi da lì si gettano le basi per il futuro dei nostri ragazzi. Quindi... un'ultima cosa e poi la lasciamo andare. Cosa si può fare per aiutare alcuni ragazzi che io noto quotidianamente sembrano un po' disorientati in questa società? Allora, per aiutare i ragazzi, secondo me, se devo dire una caratteristica dell'insegnante, è porsi in ascolto, cioè l'ascolto se ne parla tanto. Ascoltare significa però partire dal loro disagio, cioè accettare che anche se realisticamente non c'è, loro lo sentono e da lì bisogna costruire un dialogo continuo. Secondo me è la cosa più importante. È quello che può salvare, perché salvare, qua si tratta davvero di salvare persone. Ogni ragazzo arriva alla conoscenza, cioè se c'è un giusto insegnante. Grazie Presidente del Civico. Grazie a voi per essere stata con noi. Gli dedichiamo a Anna Chiara una canzone? Grazie al presidente del CIDI, Anna Chiara Monardo. Grazie. Ciao. Grazie. Bene. Continuiamo. Adesso io lo so dove vuole andare. Mi guarda. Perché chissà, io Carmela. Ti guardo adesso... perché non ho altre donne al di fuori dei miei occhi. Quindi no, ti guardo. Cioè, se ti giri a sinistra. Neanche noi l'abbiamo. Neanche noi. Ah, ecco. Eccola. E allora andiamo in relazione. Eccola lì. Inutile che dici di no. L'unica formoso che ho. Ma quando sono belli. Sono stupendi. Loro sono meravigliosi. Vai in redazione. Vado in redazione dalla nostra Elvira. Novità dal web. Elvira. Prime curiosità. Vai. Sui social sono tutti pazzi per Sanremo. Pensavo per me. Anche. L'attesa del festival è diventata una lunga maratona. Sono già stati spoilerati i duetti che ci saranno nella serata dedicata alle cover. E anche Fiorello ha fatto un annuncio importante, ovvero che ci sarà un'artista internazionale donna di origini italiane e non è Lady Gaga. E non è Carmela Formoso. No. Però dovrebbe andare, secondo me. La favorita sembra essere Carla Bruni, ma bisogna aspettare conferme da Amadeus.
Ecco, vedi, perché poi allora noi, Amadeus, vabbè, quest'anno non so se ci... Possiamo fare un appello? Non riusciamo a organizzare. Amadeus, se hai qualche buco, puoi chiamare la Formoso, perché ma anche pronta. Dalife, perché no, Dalife è con Formoso, Sanremo. La Formoso, io no. Sanremo non l'ho mai fatto. Quindi l'hai fatto, l'hai l'ho già fatto. Sì, l'hai fatto. Già, fatto. Quest'anno non ti posso mandare. Non lo so, quest'anno... perché siamo impegnati, però magari però ci organizziamo per l'anno prossimo. Andiamo a presentare i te. Sì, va bene. Cara Carmela, noi siamo quasi arrivati al termine della nostra domenica. E tu mi hai spiato, sai pure che sono uscita. Io so che tu sei uscita perché poi i nostri consigli non terminano lì, a noi piace approfondire. Che lui, il dottore, non poteva venire, che ho fatto io? Sei andata a te. Ma l'hai fatto una pulizia, hai fatto qualcosa? Certo, certo, assolutamente. Beh, sono bravissimi. Lo scopriamo. I got sunshine. Ciao Luigi, oggi la nostra rubrica del sorriso si è spostata nello studio dentistico Dental House a Rennes e stiamo aspettando il nostro dottore Francesco Genovesi perché ci darà dei consigli per avere sempre un sorriso favoloso. E se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Lei non poteva venire da noi nei nostri studi oggi e noi siamo qua. Anche perché c'è una curiosità che lei non aveva soddisfatto l'altra volta. Perché ci sono dei pazienti che hanno bisogno, dottore Genovese, che desiderano questo sorriso e si recano fuori dalla Calabria, anche fuori dall'Italia? Allora, è una bella domanda e chiedo scusa non ho risposto nella sede opportuna, però sfruttiamo l'occasione e rispondiamo oggi. È da più di 10 anni che si verifica questa migrazione, che si verifica questa emigrazione sanitaria, che è di carattere privato, non di carattere pubblico, come nel nostro caso nei calabresi che vanno agli ospedali del nord. Ma dove vanno questi italiani che fanno il turismo dentale? In una prima fase andavano in Croazia e in Ungheria, adesso stanno andando molto in Albania, Moldavia, Romania. Cosa cambia? Cambia in particolare, sono abbagliati dal prezzo basso, dalla facilità della sistemazione che garantiscono, ma c'è un problema di fondo. Al di là dei materiali che non sappiamo che tipo di materiale viene utilizzato e le certificazioni di questi materiali, l'assistenza per questo tipo di lavori è elevata, molto elevata, perché siccome spesso vengono fatti questi lavori soltanto su 4 impianti, immaginate un trapezio, se un pilastro di un trapezio salta, il trapezio non può stare in piedi. Ecco perché è necessario costantemente che siano fatte verifiche sulla struttura, sulla capacità masticatoria, e questi pazienti non hanno la possibilità di ritornare. Io questo voglio capire, se un paziente che ha fatto l'impianto fuori, in Croazia, in Albania, viene da lei, riesce ad aiutarlo, riesce ad intervenire malgrado anche i materiali forse sono diversi, anche il tipo di lavoro è diverso? Esiste una regola di base che tutti i professionisti dovrebbero utilizzare, che è quella del rilascio di un documento che si chiama passaporto implantato. In questo documento c'è scritto il tipo di materiale utilizzato, la marca, il diametro, l'altezza, le caratteristiche salienti di questo tipo di impianto. E attraverso quello il professionista, un terzo professionista, può capire una soluzione nel caso c'è qualche problema. Però spesso si presentano senza questa documentazione. Quindi tu non sai che tipo di materiale sono stati utilizzati, la connessione tra impianto e la parte superiore, e quindi ti trovi spesato. La soluzione più semplice è bisogna smontare tutto. Per smontare tutto significa praticamente che il paziente ha già affrontato un costo. Quindi sono costi aggiuntivi. Quindi uno fa per risparmiare e in realtà spende di più. Quindi lo vogliamo dire ai nostri telespettatori che forse non c'è più bisogno di partire? Non c'è più bisogno per un semplice motivo. Uno, perché giustifichiamo quello che facciamo. Due, perché firmiamo la garanzia per i nostri pazienti di 10 anni sugli impianti e di 5 anni sulla protesi. Tre, l'aspetto fondamentale, che tutti i pazienti entrano in un piano di mantenimento e qui sono visti 3 volte all'anno. Ha un costo irrisorio, ma è necessario affinché ci sia un continuo scambio di
soluzioni nel caso si verificano problemi con il paziente. Allora Luigi, hai capito? Se devi fare l'impianto puoi venire qua, è inutile che vuoi partire, se poi insomma è una scusa per partire, ma noi ti aspettiamo qua. I got sunshine on a cloudy day. Hai visto? Il dottore Genovese è stato fantastico, come al solito, molto chiaro, però insomma preciso, precisissimo. Bene, ma io vedevo prima, no, e questo l'hai fatto tu, che nello studio abbiamo un ospite, a parte Ricci di Marco, il quarto Riccio che è il nostro Barbapapà, abbiamo anche un grammofono, perché a noi piace dare una seconda chance a quelli che sono gli usati. Guarda, vuoi vedere? Funziona? Voglio vedere. Guarda qua, basta dare un giro di carica e lui piano piano funziona. Vedi che gira? Voglio ascoltare, si sente qualcosa? Senti che meraviglia. Ti sto riportando negli anni 30. Non ci sono state, dove? No, allora. Io ti ho riportato negli Luigi, anni 30. No, Luigi, ascoltami. Riportare vuol dire che ci sono già ti stata. Ho riportato. Io non ci sono stata. Ah, non dovevo dire cioè, così. I verbi, ah, no. Ecco, il verbo era giusto. No, era riportare giusto. No, quindi, perché negli anni 30 io non ci sei mai stata. Manco nei paesi, manco facciamo i miei, certo. Ti ho portato negli anni 30. Ed è stato bellissimo. Grazie al mercatino dell'usato del nostro amico Leo Battaglia. Lì potete trovare tante chicche. E noi adesso salutiamo i nostri telespettatori. Ci tocca, vi lasciamo. Ci vediamo. Domenica prossima. Domenica Ciao. Prossima, prima di andare in onda, ci trovate in Sila. Siamo a Camitello, un grande evento all'insegna della buona e musica. E ballerò e poi verrò qua a condurre. Fantastico. Ciao, buona domenica! Get out that bed, where's your face now? Get out that bed, where's your face now? Good on my kitchen, man, and my pots and pans. I believe to my soul, devil, I done knows. I believe to my soul, devil, I done knows. For all that I work, invest in my money goes. Hey, shake, run and roll. Say, shake, run and roll. Tell me that shine no more.